Buongiorno per Inchiostro Fresco, presentiamo oggi il libro di Mariangela da Milano, Danzando con il demonio, la storia di Agnese, la storia di Stazzano. Si tratta di un romanzo storico che fa riferimento a un episodio realmente accaduto, il rogo di tre ragazze accusate di stregoneria avvenuto a Stazzano nel 1522 e di nome Agnese, Melina e Maria. La protagonista del libro è Agnese, e una delle, appunto, delle tre ragazze uccise, e alcune testimonianze della sua esistenza si trovano presso la chiesa San Pietro a Mola Barbera, successivamente andremo a visitare. Il libro di Mariangela da Milano si rifà ad alcuni documenti storici che confermano che anche in questa zona sono avvenuti roghi di streghe. Il più famoso è il rogo di Carezzano, avvenuto alcuni anni prima, e di cui la stessa autrice racconta nel libro precedente. E per quanto riguarda la storia di Agnese, la Mariangela da Milano si rifà appunto ad alcuni documenti storici, in particolare alla testimonianza del castellano Stazzano Dalmazio Sacco in Novilipoli, il quale fu anche inquisitore e che nelle sue memorie parla sia dell'errore di Carezzano che di quello di Stazzano. L'uccisione di Agnese tramite rogo è avvenuta, sembra, in una zona imprecisata, a Stazzano Sevrale. La ragazza fu tenuta prigioniera nel castello di Stazzano, l'edificio che vediamo sullo sfondo vicino alla Basilica del Sacro Cuore. Il castello di Stazzano, attualmente adibito a RSA, era allora la sede vescovile della zona e conteneva anche appunto le segrete nelle quali la ragazza. Il libro racconta appunto come questa ragazza si ami ballare, si abbia un atteggiamento sessualmente libero e quindi venga messa sotto l'occhio della popolazione locale. E la ragazza si innamora anche di un cantante girovago delle quattro province, Alessandria, Genova, Pavia e Piacenza, e questo personaggio appunto rievoca la storia della sua amata. Il tema della stregoneria, pur risalendo a 500 anni fa, è ancora estremamente attuale, perché affronta un tema ancora oggi vivo nella società. Quando avvengono catastrofi naturali o malattie o epidemie, come in questo caso, si cerca molto spesso un colpevole, un tore. E nel 500 appunto venivamo dalla peste del 300 e poi si verificavano anche numerosi episodi, catastrofi naturali, tempeste, eccetera, che venivano regolarmente addossate alle streghe. La zona del Tortonese è abbastanza ricca di episodi di stregoneria. Il primo fu avvenuto nel 1439 con il rogo di una donna di Fondo Torto, un paesino della Valgrue. Successivamente i roghi continuarono per tutto il 5-600. E, appunto, qua vediamo il luogo dove è stata tenuta. Buongiorno per Inchiostro Fresco, siamo qui a Tortona e intervistiamo oggi Mariangela da Milano, autrice del libro Danzando con il demonio, la storia di Agnese, la strega di Stazzano. Ho trovato comunque riferimenti sui libri storici, ai casi di stregoneria della nostra zona, nel Vescovado. E a distanza di anni è capitato, io ero insegnante, facevamo un approfondimento di storie sul territorio, quell'anno ero uscito Harry Potter, quindi i ragazzi erano molto interessati a questi argomenti e abbiamo deciso di fare un approfondimento sui casi di stregoneria locali. E da quel progetto fatto a scuola poi sono andate avanti le mie ricerche che mi hanno portato a pubblicare un libro, 12 luglio 1520, una cupa storia di streghe, dedicato a un caso di stregoneria avvenuto a Carezzano. E adesso questa, che non è una prosecuzione di quel libro, ma che parla comunque dello stesso periodo, degli stessi ambienti,
è sempre una storia legata alle donne che praticavano la stregoneria nella nostra zona. Sì, rispetto appunto al libro di cui ci occupiamo oggi, ti chiedo come sei, diciamo, sei riuscita a ricostruire questa storia della strega Agnesa di Stazzano, che rispetto al caso di Carezzano, che ha delle fonti molto più chiare, rimane un episodio leggermente più oscuro, diciamo, non è proprio documentato da fonti inequivocabili. Nel libro si legge che le memorie del cartellano Dalmazio Sacco parlano di questo caso, quindi diciamo dove hai trovato riferimenti. Allora, intanto devo premettere che io non sono una storica, sono un'appassionata di storia, quindi mi documento sui testi degli storici e su molti libri che sono dedicati alla storia del nostro territorio. Ho trovato questi riferimenti, per esempio nei testi di Gian Michele Merloni, che era il farmacista di Cassano Spinola, di Monsignor Sergio Pagano. E il caso in questione, quello di questo libro, è documentato dalle testimonianze che gli agenti del Vescovo vanno a fare a Milano, perché c'è una controversia tra il Ducato di Milano e il Vescovado di Tortona, proprio sul possesso di quelle terre. E tra tutte le testimonianze emergono anche queste testimonianze legate ai casi di stregoneria. Nel caso in questione noi sappiamo la data, il 1522, sappiamo che si trattava di tre donne, ci sono i nomi, Agnese, Melina e Maria, ci sono anche le accuse che vengono formulate, che sono poi le accuse classiche dei casi di stregoneria, e sappiamo che colui che ha condotto l'istruttoria era Dalmazio Sacco, che in quel periodo era il castellano di Stazzano, il luogo in cui si amministrava la giustizia del Vescovado nella parte, diciamo, più meridionale verso Serravalle. E quindi da questo caso, più un altro frammento storico che ho trovato riguardante un affresco sulle pareti della chiesa dell'abbazia di Molo Borbera, un rarissimo trionfo della morte o danza macabra, che sarebbe poi l'unico caso attestato nel Basso Piemonte, un affresco che è stato fatto coprire dal vescovo Gambara a fine Cinquecento perché aveva dei contenuti troppo profani, e dalla presenza in questo affresco di una figura di donna appesa testa in giù nella classica tortura della sospensione, con la scritta "Et sont Agnesa che zanzava in chiesa per lo mezzanzà all'inferno son portà", cioè praticamente sono Agnesa che ballava in chiesa e che per il mio danzare sono stata portata all'inferno. Nella mia mente i due casi, cioè il caso di Stazzano e il caso di Molo Borbera, sono venuti a coincidere e mi hanno dato lo spunto a scrivere una storia romanzata in cui la protagonista è questa ballerina, questa ragazza così appassionata di danza, che proprio per questo suo modo di esprimere la sua libertà finisce sotto, diciamo, gli occhi dell'Inquisizione e poi viene arsa al rogo come strega. Infatti il libro è diviso in due parti. La prima parte è proprio una parte romanzata che racconta una storia d'amore con lo sfondo dei casi di stregoneria del tempo. E la seconda parte invece è una parte, chiamiamola, più storica, più saggistica, dove racconto come mi sono documentata per scrivere questa storia e soprattutto mi riferisco ad alcuni luoghi che potremmo definire tra virgolette magici, cioè luoghi che hanno leggende e tradizioni che si ricollegano alla stregoneria ma anche ad un passato molto più antico, luoghi molto probabilmente che erano frequentati ed erano luoghi in cui si facevano dei culti stagionali pagani, culti che probabilmente sono continuati, questo sapere sciamanico femminile portato avanti e diventato poi quello che finisce per diventare la stregoneria.
Ecco, questo tema degli affreschi così trionfi della morte, questo risulta l'unico in Basso Piemonte, mentre a me risulta ce ne siano nella parte più alta del Piemonte, nel Torinese, nei Sacri Monti, nel Tempo di Vercelli. Io avrei letto i libri di Centini e ne risultano diversi. Infatti ci sono diversi, moltissimi sì. casi nell'arco alpino, sì. nel Cuneese, nel Torinese, mentre qui, diciamo, nella zona più pedemontana sarebbe l'unico caso attestato, perché è un caso che è descritto proprio nelle relazioni di questa visita pastorale del Vescovo Gambara, e quindi siamo sicuri che questo affresco c'era. E anche durante una ristrutturazione che è stata fatta nella chiesa di Molo Borbera sono comparsi alcuni cartigli che potrebbero far pensare che appunto sotto strati di intonaco l'affresco possa esserci ancora, o almeno parzialmente. Ecco, un'ultima domanda, e secondo lei appunto occuparsi di stregoneria oggi può anche avere un senso nel capire determinati meccanismi della società attuale? O è solo una passione storica fino a se stessa? No, in realtà è un modo che ho per parlare in generale di oppressi, che siano donne o più in generale, perché poi nel descrivere gli ambienti da cui provenivano queste donne si capisce che gli oppressi non erano solo le donne, ma erano anche donne e uomini. E ancora oggi, diciamo, è un tema molto, molto attuale, soprattutto se pensiamo a fenomeni come il femminicidio o le violenze perpetrate sulle donne, che non vengono più messe a rogo, ma che devono subire ancora oggi la violenza della società contemporanea. Poi, se pensiamo a questo periodo di virus e pensiamo che spesso le accuse per queste donne venivano proprio da periodi come quello che stiamo affrontando ora, periodi di pestilenza, di carestie, ecco, allora capiamo che tante delle fake news, tante delle cose che circolano ora sono molto simili a quelle, pensiamo solo agli untori mazzoniani, ed è una cosa veramente di attualità, non è soltanto un riferimento storico. Sì, infatti anch'io mi sono occupato, come cosa fare una chiosa, come studioso scienze sociali, di questo fenomeno, e ho scritto un libro che appunto analizza il fenomeno dell'odio sociale limitato a quest'estate in rapporto al fenomeno del virus, e ho citato i Promessi Sposi del Manzoni, perché esatto, si ritrova esattamente il fenomeno della caccia all'untore, certamente in altre forme, certamente non si parla magari di stregoneria, però diciamo il meccanismo sociale è un po' lo stesso. Sì. E comunque c'è un tendenziale, anche in altri casi, qua nel libro si parla anche di tempeste, per esempio, no? Esatto, induzione di sì. tempesta. E c'è il fenomeno qua dell'allerta meteo, per cui si cerca in questo caso, che è una cosa completamente diversa dalle certo. epidemie, ma anche in questo caso si tende a cercare il colpevole certo. di un fenomeno naturale, che può essere il sindaco di turno, sì. eccetera. Quindi anch'io trovo l'argomento di estrema attualità. Certo. Grazie. Niente, grazie a lei.